Salve, salute, come stai? Il mio giardino, gardenia, quattro ruote, quattro zampe, cani, una rivista. Era il non tanto lontano 1998, quando Nanni Moretti ironizzava sul numero spropositato di riviste quotidiani presenti in edicola. Oggi però la situazione si è rovesciata, la carta stampata è in crisi, le edicole chiudono e si legge sempre meno. Il settore dell'editoria perciò soffre, il fatturato complessivo è sceso a 32,9 miliardi di euro nel 2012, 7,9% in meno rispetto al 2011, ai minimi storici dal 2000. D'altronde la crisi economica e industriale non poteva non riflettersi sul mondo dell'informazione. La pressione fiscale troppo elevata che penalizza gli investimenti e riduce i consumi delle famiglie, insieme alla caduta dei ricavi pubblicitari e al boom dei media elettronici, spiegano le grandi difficoltà della carta stampata. Questa è la realtà emersa al convegno annuale della filiera carta e web, l'integrazione tra scelte strategiche e tecnologiche, che si è tenuta al Senato a Roma. Secondo il presidente della FIEG, Giulio Anselmi, nonostante l'editoria abbia registrato dati in rosso per il quinto anno consecutivo, la partita della carta non è persa. L'integrazione tra carta e digitale è un processo ormai avviato, l'online certamente il futuro, ma secondo il presidente degli editori, la carta, che rappresenta il 90% dei ricavi del settore, rimane il cuore e quindi il principale punto di riferimento. L'integrazione è possibile. Credo che l'orizzonte sia quello di un superamento da parte del web della versione cartacea dei prodotti, ma è un processo lento, graduale. Oggi nell'editoria il 90% dei ricavi provengano ancora dalla carta e di questo bisogna tener conto. Bisogna che i due piedi del mondo editoriale si sorreggano vicendevolmente, naturalmente senza che nessuno dei due rallenti l'altro. Ma a questo punto è lecito chiedersi se il pesante stallo dipende solo da difficoltà economiche oppure è legato a difetti nella qualità del prodotto culturale. È un problema di cultura del paese. E naturalmente è anche un problema di prodotti che non tengano abbastanza conto del livello di cultura del paese.